Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di Toxic Gamer 88. Oggi riprendiamo con Batman Arkham Asylum. Allora, dobbiamo raggiungere i giardini botanici. Qui abbiamo la piantina con tutti gli indovinelli da trovare. Che dite, ci proviamo a farlo adesso? A patto di avere tutto, altrimenti andiamo avanti e poi ne parliamo. Vediamo, qui c'è qualcosa, sì. E questo come lo raggiungo? Dall'altro lato. Ah, perfetto. Io vorrei provarci. Però non so come arrivare dall'altro lato. E mi sa che forse ho trovato qualcosa. Un attimino. Utilizziamo la modalità detective. Ok. Sopra vedo qualcosa. Vediamo. Controlliamo tutto. Divertiamoci. Esploriamo tutta la zona. Troveremo la soluzione. Non vi preoccupate. Allora. Qui avanti ce n'è uno. Facciamo molta attenzione. Non lasciamoci sfuggire nulla. Dovremmo arrivare al piano di sopra. Ora, come ci arrivo? Preferisco giocarmelo con calma questo titolo, ragazzi. Quindi se non vi piace la serie perché è troppo lenta, ve lo dico col cuore in mano, cambiate canale. Cioè, qui si gioca per divertirsi. Io il gioco non lo conosco. Abbiamo trovato un nastro dei colloqui. Il Victor è penultimo. più sottomesso ultimamente, ma le reazioni alle cure mediche sono scarse. Sargon, vorresti parlare di qualcosa in particolare? Victor! Ma che è così non pazzo. andiamo da nessuna parte. Guardie! Portatore! Hai sentito? Portami! Non hai sentito? Ha un coltello! No! Voglio un'iniezione! Voglio un'iniezione! Oddio! Ce l'ha con Bill! Lo sta tagliando! Allontanalo! Allontanalo! Ci serve aiuto! Colpa loro che non l'hanno ucciso, quindi cazzi vostri, non dipende da me, mal per voi. Io la penso in questa maniera. Allora, vediamo se possiamo utilizzare. Ecco, utilizziamolo qui. Non capisco cosa sono quei pallini. Però vabbè. È andato? Oh, finalmente abbiamo aperto la cella numero 5. Non ci sono altri terminali, quindi andiamo a raccattare il nostro trofeo. Apri, apri. Eccolo lì. Abbiamo visto che si può aprire la porta. Pipistrello è caduto nella mia trappola! Ne metto due. Così un'esplosione in faccia non causa nulla. Ok. Le antiche ferite vennero ricoperte con mattoni, vernici e parti metalliche. Nel corpo venne iniettato sangue fresco. Arrivarono 20 giovani, tutte disposte a sostenere le nostre promesse. Sapevamo che toccava a noi il compito di sistemare la città. E la città ci avrebbe ringraziato. Perfetto. Cosa ci manca qui? Nulla. Qui abbiamo trovato tutto. Dobbiamo andare qui. Quindi ci mancano 3, 4, 5, 6, 7. Soltanto 7 trofei per completare questa zona. Oh, ah vabbè, da qui si può uscire abbastanza facilmente. La modalità detective aiuta tantissimo. Così, no. Cosa? Come hai fatto a uscire di lì? Ho tutti i gadget, quasi tutti. Allora, dobbiamo andare indietro.
Apri. Quindi in questo episodio cercherò di raccattare tutti i trofei che ci sono qui, tranne quelli che richiedono l'ultimo gadget. Allora, questo di qui non so come prenderlo. Quindi, per ora andremo direttamente qui, al blocco detentivo principale. Utilizziamo... Ha detto okay. Tra noi, se lo vuoi sapere, io punto al 10. Abbiamo distrutto forse tutti i denti. Ingredienti e avrò... va bene, ciao. Fanculo, ste baggianate. Ok, quindi mancano 3, 4, 5, 6, 7. Ci manca un indovinello, sala guardie. Quando ho il mio esercito per... Basta, dà fastidio. Un attimo che abbasso perché non lo voglio sentire. Personale. Sì, sì, va bene. Questo oso me lo voglio tenere sempre a portata di mano. C'è un nemico solo. Va bene, non mi preoccupa. Allora, qui c'è un segreto qui. Vediamo di riuscire a prenderlo. Modalità detective. Facciamo finta che stiamo andando... Eccolo qui. Allontaniamoci. Diamo un minimo di realismo. E raccogliamo un altro trofeo. Dovrei... raggiungere quel... quadro, e infatti vediamo come possiamo fare una corsetta. Io direi di provarci, dai. Ma dai. Oh, non è dolcissimo il picco. Vediamo. Non so come fare. Riproviamo, vediamo se ci riusciamo. Non è difficile. Allora, procediamo con cautela. Molta cautela. Voglio prenderli tutti. Vediamo, vediamo. Voglio provare. Faccio un ultimo tentativo. Ma lui può fare tipo questo. Vediamo se funziona. Proviamoci così. Dovrei riuscire a farcela. Prendendo da qui. Fatto pelo pelo. Non so se questo sia il metodo corretto, però va bene. Guardate il batarang intanto che è rimasto lì. Ah. Piano. Un'altra cronaca svelata. Avevo di fronte il killer dei miei familiari. Dopo anni di terapia la sua mente è guarita. Ero orgoglioso di vederlo libero. In cambio della sua libertà, lo Stato si accontentò di una firma. Disse che voleva fare una passeggiata nel parco. Desiderava sentire l'aria sul volto. Poi prese la penna stilografica di mio padre e uccise la mia segretaria. Venne bloccato. Lui urlava, implorava perdono, pietà. Ma io
Non ne avevo più. Restai a guardare mentre le guardie lo riducevano a brandelli per terra. Ok, quindi qui abbiamo sbloccato tutto e ci resta soltanto una sala piena di trofei. Adesso, se non abbiamo necessità... Allora, calcolate che io sono riuscito a passare questa zona perché ho l'armatura V3. Con la V4 non dovreste avere problemi, almeno spero. Ora, da dove si va? Per andare qui. Qua. Sarebbe bello riuscire a prenderli tutti i trofei. Allora, qui ce n'è uno. Che si trova esattamente... più avanti. Allora è sopra, quindi devo riuscire a salire sopra. Proseguiamo a ritroso. Proviamo tutto. Allora, come arrivo sopra? No, non devi aprire. Cerchiamo di dare un po' di fiducia al nostro eroe mascherato. Per arrivare lì non è che esista un'altra via. Due sono le cose: o una cazzata enorme e io non riesco a capire. Allora, devo controllare qui tutto. Fatemi controllare tutte le celle. Qui non c'è nulla. Andiamo in queste due. Ci sarà, credo, un passaggio. Che mi permetta di arrivare da quel lato. Ci deve essere. Qui non ce n'è. Qui nemmeno. Non c'è nulla che mi faccia pensare a come raggiungere quella benedetta zona. E comunque questi episodi così mi piacciono, cioè, perché sono un po' complessi e mettono in moto il cervello. Lasciamo perdere per il momento. Aspettate. C'è un ventilatore. Voglio dare un'occhiata dappertutto. Ok, usciamo da qui un attimo. Allora, tirare giù questa cosa non mi sa... Ok. Quando mi trovo bloccato preferisco fare una cosetta. Cambiare. Allora, qui c'è l'ultimo indovinello. Devo trovare... Perfetto. Vedete, giocarmelo così Batman è veramente... Allora, mi sa che questa... Posso distruggerla? Ok. Lì c'è un'altra. Procediamo con calma. Finora sono andato benissimo. Ora non vorrei che per arrivare dall'altro lato
ci sono le guardie. Parliamo con loro. Dove l'ha preso questo gas? Non ho mai visto niente del genere. Non riesco a eliminare il gas. Non funziona niente. Ma ci provo io con calma, ragazzi. Ecco, qui c'è per esempio sta scatoletta. Che può servirci? Qui non possiamo entrare perché giustamente c'è il gas. Ci sarà un modo per fregare il sistema, giusto? Ok, per arrivare qui sicuramente devo superare quella zona e devo capire come fare. Ora spero tanto che non si serva qualche altro gadget, altrimenti siamo leggermente fregati. Vediamo, devo... Ho visto... Proviamo ad arrampicarci da qualche parte. No, non funziona nulla. Un attimo. Vi ricordate che era possibile... un muro lì e si trova da questa parte, ma non so come raggiungerlo. Ora non vorrei che serva il batarang radiocomandato. E mi sa di sì, che noi non abbiamo. Sì, lì c'è un muro che non posso distruggere. Però ho visto una cosa. Eccola lì. Io sono saltato a una conclusione totalmente diversa. E quindi mi sono detto, sicuramente servirà qualcosa di particolare. Proseguiamo. Dai. Intanto credo di capire. Ah, trovato un trofeo, ok. Quello che ci mancava. Perfetto. Ma devo trovare un modo per raggiungere quell'altra zona, quella che mi interessa maggiormente. Qui non c'è nulla. Quindi o mi serve il batarang, quello importante, quando c'è qualcosa davanti a te, o mi è ancora nascosto alla vista. Con calma, ragazzi, non ci insegue nessuno, abbiamo tutto il tempo per... Sì, come vedete è dall'altro lato che funziona, quindi... Devo trovare il modo di raggiungere quella zona. Vito sarà in isolamento da quando ha aggredito la guardia la settimana scorsa. Mentre aspetto che me lo faccia, fermo. Ho il tempo di rileggere gli appunti. Sono sempre più convinta che non possa essere curato. Ah, l'ultimo. Non mostra empatia per le vittime. Rileggiamo. Victor è in isolamento da quando ha aggredito la guardia la settimana scorsa. Mentre aspetto che me lo portino, ho il tempo di rileggere gli appunti. Sono sempre più convinta che non possa essere curato. Non mostra empatia per le vittime. Ah, vero, la doppiatrice tutto a cazzo di cane. Sono convinta che ci veda tutti come prete potenziali. Dottoressa, tutto bene? Che cosa succede? Zazza è sparito, è scappato dall'isolamento, se n'è andato. Oddio! Non si preoccupi, dottoressa, lei è al sicuro. Deve aver lasciato l'isola. Certo, ma qualcuno deve avvisare le autorità, potrebbe uccidere di nuovo. Avete capito? Fondamentale. Oh no, è andato a cercare la dottoressa Cassidy. Ed è morta Cassidy. Pronto?
Ok, ed è morta Cassidy, cazzi vostri. Vediamo. Devo riuscire a trovare una soluzione. Scusa, non mi puoi dare quel PC? Ci mancano gli ultimi, è un peccato ragazzi, perché non credo ci serva l'ultimo gadget per sbloccare questa situazione. Almeno credo. No, con dell'esplosivo si potrebbe far saltare. Il problema invece è come... Niente, non lo posso fare perché mi manca il... Batarang, quello importante. Dovevo sbloccarlo prima, invece non l'ho fatto. Vabbè, colpa mia. Vedete, si trova là dietro. Nessun soggetto rilevato. Allora, quanto ci vuole per salire di livello? Se andiamo a cercare altri trofei, a che siamo... Eccolo qui. Questo mi serve. Prossimo livello, non credo ci manchi molto, vero? Un pochettino. Allora andiamo a cercare altri trofei. Mi serve quello, per forza, non posso fare nulla. Fatemi uscire da qui e andare all'isola di Arkham Ovest. Bene, passeremo un bellissimo episodio alla ricerca di trofei. Sfruttiamo al massimo questo decriptatore. Mi rode che mi manca l'ultimo gadget, però vabbè. Che volete fare? Da qui. Scusatemi, non avevo controllato se ci fosse qualcuno. Però mi sto divertendo troppo. Mi sto apprezzando. Con il nostro reporter, Jack Ryder. Jack, vediamo che tutti gli accessi all'isola sono stati chiusi. La polizia e le truppe di stato presidiano i punti di controllo. Esatto. Arkham è stata Non mi interessa, dobbiamo uscire da qui e basta. Stata dalla terraferma. Non entra e non esce nessuno. Pare che le voci che davano... Amorici. Fanno venire soltanto dei coccoloni e basta. Ok, usciamo da qui. Però vedete, già quelle di Zaz le abbiamo prese tutte. Adesso qui dovrebbero esserci altri trofei. Fai silenzio, stupido. Non mi interessa. Allora, partiamo con... Qui non ho trovato nulla, però ci sono zone dove non potevo avere accesso. Un avvertimento. Se qualcuno vede un pazzo che abbaia alla luna o che vale fusa come un gattino, siate civili. Per esempio questo. Mettetegli un braccio sulle spalle. Dimostrategli affetto prima di fulminarlo sul collo. E poi portate le vostre chiappe verso i giardini. Mi sto preparando per sorpresa. Non voglio essere disturbato. Mamma mia, quanto dà fastidio. Mappa dei segreti. Perfetto. Sai come si legge una mappa, vero? Basta. Più avanti ce n'è un altro. Adesso andiamo a sistemare tutti questi cattivoni perché danno fastidio. Oh, il trofeo, grazie. Quanti ne mancano qui? Pochi, 2, 4,
5, 6, 7, 8. Ora andiamo qui. Non so precisamente dove è qui, ma troveremo tutto. Ok, trovato un altro. Già analizzato? Ok. Però c'è un altro, mi dice. Ma dove? Ok, qui c'è questo coso, ma non riesco a capire come fare. E voglio controllare sempre nei potenziamenti. Eccoli qui. Ah, ci serve sia questo. Questo ci serve. Almeno due livelli ci servono. Vabbè, intanto sblocchiamo le cose che ci servono, che possiamo prendere. Qui cosa c'è? Infatti qui ci sono tre cose che non riesco a prendere. Voglio farmi un bellissimo giretto e sbloccare tutto. Ce ne rimangono 4. Sono nascosti. Odio questi nascosti perché non mi danno il bonus. Un conto è se li affrontasse tutti a 4. Allora, per esempio qui. C'è qualcosa? Vabbè. Ci pensiamo dopo. Sicuramente devo andare avanti con la storia e tutto il resto, però vabbè. Tunnel abbandonato. No, andiamo a quella nord. Nord. Dove ce n'erano un bel po'. Zaza conta su di te per trovare il suo lavoro. Questa non era difficile. Del tuo corpo. Desideri il fisico potente che solo io posso darti. Un corpo che pulsa di energia soprannaturale. No. Sì? Beh, oggi è il tuo giorno fortunato. Sottoscrivi il programma Titan oggi stesso e io, Joker, signore di Arkham, te lo regalerò. Non vi sentirete più in imbarazzo ad aggredire un vigilante. Non avrete più problemi ad aprire una lattina. E tu sai cosa significa? Ogni pacchetto prova di Titan viene fornito con la garanzia personale che sei in lista per essere il primo marciato. Ragazzi! Ah, non l'ho visto! Ne manca uno. Ora qui dovrebbe esserci. Una zona a me preclusa a causa di... Vabbè, andiamo da un'altra parte, dai. Prendiamo le cose, tra virgolette, più semplici. Finora il programma Titan ha superato ogni aspettativa. Vista la domanda senza precedenti, eccolo, ho deciso lì, l'ho trovato, che tutti gli addetti al personale vengano obbligatoriamente infettati, cioè aggiornati con la formula... Sali. Non vi preoccupate, so che avete sentito storie di mutazioni e delle collaterali volute, ma niente paura, non capita spesso. Gli ho dato un pugno al volo e l'ho devastato, non ci ha capito nulla. Sì, mi sa che per raggiungere quel luogo devo sudare. Vediamo.
Andiamo dall'altra parte, cerchiamo di salvare il salvabile. L'importante è sbloccare tutto. Non appena poi sblocco tutti i potenziamenti sarà molto più semplice. La scelta più saggia sarebbe procedere con la storia principale. Per finire le munizioni. Da dove arrivano quelle cose? Da dove arrivano? Se li ha tutti addosso! Quello di lì, come lo faccio a esplodere? Sicuramente non da qui. Entriamo. Venite. Boh. Ok. Cioè, è veramente un coglione. E infatti è un coglione, basta. Mi identifichi tutti i nemici, per piacere. Sì, va bene. Cazzo, cioè questo l'ha preso, era difficilissimo. Vieni. Uccidiamoli tu, uccidiamoli. Una parola. Pugno. Di sto cazzo perché non lo prende. Vabbè. Uno ne è rimasto. Cioè questo invincibile era, cioè. Ok, adesso posso concentrarmi tranquillamente a sbloccare alcuni segreti, tipo questi. Ci faremo un giro. Dai. Non ne mancano molti, però. Tipo, qui c'è il nastro di... Questi sono gli appunti Joker privati della dottoressa Young. Il Titan è un successo. Dopo le inattese donazioni del signor White sono sparite anche le preoccupazioni economiche. Joker ha manifestato un notevole interesse davanti alla possibilità di una cura. Una volta finalizzato il processo di fusione delle proteine, farò... Dottoressa Young, è pronta? Oh, sì, sì, avanti. Così offendi la mia sensibilità? Farmi aspettare in quel modo? Si siede, può lasciarci soli. Sicura? Va tutto bene, vero Joker? Oh, sì. Beh, se proprio insiste, sono qui fuori, ok? Allora è qui, è arrivato il paziente X? Sì, e devo dire che migliora più rapidamente del previsto, ma adesso basta. Parliamo di lei. No, parliamo del suo progetto Titan. Il mio cosa? Come fa? Come faccio a sapere che hai legato Bane a un tavolo nei sotterranei per pompargli fuori tutto? Credi che abbia tirato a indovinare? Il signor White era lui. Che appare pure bianco. Allora, ah... Dov'è? Che cosa? Hai scoperto anche questo? Era facile. Ho visto gli adesivi e ho tirato a indovinare, ragazzi. Niente di che. Qui... Cioè, dovrebbe essere un altro aperto?
questo l'abbiamo già scoperto. Ce n'è uno più avanti. Vediamo se riesco a sbloccarlo adesso oppure no. E mi sa di no. No, no, non ce la faccio. Mi manca il... Poi oltre a questo ce ne sono tre qui che non riesco proprio a capacitarmi di trovare. Ok, questa era già analizzata, quindi va bene così. Alcuni sono talmente piccoli, ragazzi, che non li trovo manco. Troppo piccoli. Tipo, è possibile arrivare dall'altro lato? Boh, io non lo so. Posso provare a cadere... Vedo soluzione. No. Allora, andiamo qui ad Arkham Est e esploriamo tutta sta zona. Il resto dei trofei lo prenderemo dopo. Quindi in questo episodio abbiamo fatto questo e non è andata male. A meno che non abbia terapia intensiva. Ma facciamoci pure un giro, dai. Sblocchiamo più cose possibili in questo episodio. Tanto non siamo morti. È andato tutto bene. Qui è chiuso. Da qui ci posso arrivare? Mi diverto troppo, ragazzi, è uno di quei titoli che veramente vi lascia la bocca aperta. Anche qui non ci posso passare da qui. Ci sarà una strada alternativa. Questa è già analizzata, infatti. È sopra. Però un attimo, ma qui posso raggiungere? Si può fare esplodere, ma sicuramente non da qui, quindi ci sarà un'altra via. E io esploro, ragazzi, esploriamo, esploriamo, passiamoci una bella oretta insieme, 40 minuti, quello che è. Ad esempio questo di qui, perché non l'avevo sbloccato? Ora sì, altra esperienza. Come definiresti un detective che arriva solo a metà del lavoro? Fallito? E infatti fra poco livelliamo. Come faccio a ritornare nel reparto di terapia intensiva? Da qui non posso arrampicarmi manco a pagarlo. E vabbè, torniamo indietro. Andiamo nell'area botanica. Tanto ci saranno nemici e cose varie. Così il prossimo episodio lo cominciamo direttamente lì. Scusate, ma io nella terapia intensiva da dove c'entro? Ad Arkham Est?
Vabbè. Salta. 3 metri di salto. Arca maestra, arrivo. I miei segreti appariranno soltanto che assuma la posizione giusta nella vita. E ci sono 6 nemici. Qui non capisco. Sei nemici, ok. Da qui posso andarci. Ma non mi dice nulla, anche perché non ho la mappa. Quindi sparo tanto di ottenerla adesso. Cerchiamo tutti i posti dove non posso andare. Oh! Uno. Ok. Io lo colpirò fin quando non crepa. A patto di prenderlo. Colli. Qui troveremo la mappa sicuramente. Guardate quell'imboscato là sopra. Scendi, coglione. Qui non ce n'è, quindi posso anche concentrarmi a raccattare un altro trofeo. Adesso sono indeciso cosa sbloccare, perché sicuramente 2 livelli devo fare per sbloccare altre cose importanti. Dai. Una posizione importante nella vita dovrebbe essere quella. Vediamo. È impossibile che tu lo stia facendo da solo. Chi ti sta aiutando? Poison Ivy, statuetta sbloccata. Mappa tesoro, perfetto. In un colpo abbiamo sbloccato un bel po' di cose. Oh, finalmente. Quindi abbiamo tutte e 3 le mappe dell'area est, ovest e nord di Arkham. Sappiamo che qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un bel po' di roba c'è. E io ci provo. Calcio volante, dai che lo prendi, dai che lo prendi, dai che lo prendi. Coglione. Lento come il culo. Bellissimo. Allora. Esploriamo. Più avanti, proprio dritto da qui, ci dovrebbe essere qualcosa che sia sopra, non lo so. Meglio cercare. Ah ah. Vediamo se da qui possiamo raggiungere altri luoghi. Questa visione c'è, modalità ci aiuterà tantissimo. Allora, dove mi dici? E come faccio a raggiungere quella zona? Eccone qui uno. Vediamo se riesco a salire di livello in questo episodio. È difficile, lo so.
Ma dobbiamo provarci ugualmente. Allora, ce n'è uno nel campanile. Quello lo so per certo. Me lo indica la mappa. Non ci arriva sto cosa inutile. Non ce la fa. Ci sarà un punto però. Io ci provo. Qui c'è qualcosa secondo voi? Il campanile. Non lo posso raggiungere, ma forse ho trovato la soluzione. C'è un punto aperto. Bisogna osservare ed è una cosa che dimentico sempre. Ecco, abbiamo preso un altro trofeo. Lascerò soltanto quelli in meno. Ah, lui dice a chi assume la giusta posizione nella vita. Allora, mancano indovinelli? Sì. Soggetto troppo piccolo? Perché è troppo piccolo? È giusto. Ah, seccatura. Ma troveremo. Vediamo. Non l'ho ancora sbloccato. Potenziamento, perfetto. Allora, amplificatore aumenta la portata effettiva del sequenziatore criptografico, consentendo a Batman di violare i punti di controllo fuori portata. E lo prendo. Ora lo andremo a provare. Allora, è qui vicino l'enigma. Vediamo se troviamo sto maledettissimo enigma. Nessun soggetto rilevato. Nemmeno questo. Le provo tutte a sto punto. Che palle. Fatemi fare un giro da qui. Soluzione parzialmente scoperta. Quindi siamo vicini. E infatti, allora qui c'è il punto. E vabbè. Allinea sta... Cazzo di... È allineata. Oh. Perfetto. Veramente un gioco fatto come i cristiani. Ora. Ma scusate, scusate, scusate. Da qui posso raggiungere posti inaccessibili, veramente. I vantaggi di un punto così in alto sono stratosferici. Basterà soltanto usare un po' di immaginazione.
e un po' di intuito, quel tanto che basta per riuscire a trovare altri segreti. Voi direte, come fai? Allora, la mappa mi indicherà sicuramente che sono qui, in un punto abbastanza in alto. Ci proviamo? Tuffiamoci da qui. Vediamo se scende troppo in fretta. Vediamo. Dai, dai, dai. Voglio provare questa cosa. E fin qui ci siamo. Cioè, questo posto credo che si possa raggiungere soltanto da qui. Quello è l'obiettivo del nostro prossimo episodio. Per ora non ci serve. Però, per esempio, abbiamo raggiunto sto posto che non si poteva raggiungere. No, pensavo che si potesse arrivare. Dove mi teletrasporti? Peccato, peccato. Ci ho provato però. E non me ne pento, perché bene o male ho scoperto cose nuove. C'è tanta libertà d'azione in questo episodio di Batman. Per ora non voglio entrare lì. Voglio soltanto... Ok, ci sono proprio sopra. Eccolo qui. Un altro trofeo. Ne stiamo trovando un bel po'. Siamo pure riusciti a livellare. Ogni volta mi confonde. Ecco, un'altra cronaca. La primavera segnò la svolta. Un nuovo inizio. La gloriosa realizzazione del mio destino. Va bene. Il killer di mio padre perse la vita in uno sfortunato incidente. Questi animali non possono essere curati. Come i cani, rispondono solo alla disciplina. E, in caso di fallimento, temevo che gli incidenti sarebbero continuati. Va bene. Cioè uno dice, non stai seguendo la storia, ma mi sto divertendo uguale. È un gioco che fa divertire. Batte tutto. È inutile, c'è poco da dire. Un gioco che... non vi fa annoiare, anzi vi fa dire... continuerei a giocare per ore. Trattamento intensivo, un attimo. Entriamo qui, che qui ci mancavano anche cose. Oh sì, dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo se riusciamo a sbloccheggiare altro, perché qui c'era un... trofeo, che ho appena visto. Per esempio, vabbè, questa non è facile, è qui. Quindi preferisco... dai, sblocchiamo altre cose. E qui c'è un altro trofeo. Un nastro. Sono una stupida. C'è l'ultimo sempre di Joker. È lui, Jack White. È lui che mi ha dato i soldi e che ha fatto in modo di liberare Bane. Come ho fatto a non capirlo? Mi stava ricattando. È diabolico, mi era a creare un esercito di mostri. Io voglio uscirne, ma... Pronto? Pronto, è lo studio della dottoressa Young. Le passo al signor White. Cosa? Salve, dottoressa. Dobbiamo parlare. Io non ci sto, Joker. Ha sentito? Aspetti. Come ha fatto ad avere accesso al telefono? Oh, sì, scusa, dottoressa. Ho dovuto sparare.
piccoli spazi ristretti mi fanno tornare in mente l'infanzia. Un'altra menzogna? Chi lo sa? Io di certo no, ma non distraiamoci con i dettagli. Allora, voglio tutti i miei mostri. Le ho rispedito indietro i soldi, non li voglio. Ti sembro uno che dà importanza al denaro? Voglio solo i miei mostri, dottoressa. A sto punto ti tenevi i soldi, stronzo. Non sarà divertente. Ok, abbiamo trovato tutti i nastri di Joker. Ottimo. Ora qui ci mancano soltanto due sfide. Sì, un trofeo e una cronaca. Interessante. Ma attualmente la mia priorità è un'altra: provare questa nuova abilità del decriptatore. Non so come cazzo lo chiamano qui. Vabbè, quello che è. Twindle Dan e Twindle D, non so cosa siano, ecco perché mi trovo un pochettino spaesato, ma vabbè. Allora qui sali in fondo, vediamo se ho speso bene il mio punto abilità per questo livello. Comunque il fattore level up in questo gioco è trattato in maniera semplice ma efficace. Per esempio, sì, ho speso bene il mio punto. Prossimo livello è il Batarang, quello importante. Fatto. Preso. Ok. Un'altra statuetta, altri punti che non fanno male. Però non riesco a capire come raggiungere quello di lì. Allora, non vorrei che ha messo a terra io come un cretino a cercarlo. Ah, ha trovato anche l'enigma. Allora, Twin sta per gemelli. O meglio, io mi sono... ho fatto un ragionamento a parte. Sì, gemelli sono due cugini somiglianti, va bene. Ok, leggete voi tutta sta maradam. Ossessione per Alice nel paese delle meraviglie. Beh, si somigliano parecchio. Allora, qui come siamo messi, per curiosità? Soltanto tre che non riesco proprio, ragazzi, a trovare. Direi, prima di salutarci, almeno facciamo un bel episodio lunghetto dove troviamo... cerchiamo di trovare tutto. E non ho guardato guide o soluzioni, cioè lo stiamo facendo tutto in diretta. E questo è il bello, ragazzi. Un gioco che ti invoglia a trovare i segreti del gioco. Ma scusatemi, io da qui ci ho preso. Ah no, ecco da dove si ci arriva, da là sopra, e come ci arrivo? È fragile. Peccato, sicuramente mi manca qualcosa. Qualche gadget, quindi non perderò tempo. Andiamo a sbloccare l'ultimo. Muro elettrico. E ci salutiamo. Abbiamo fatto bene in questo episodio. Posso ritenermi pienamente soddisfatto. Non capirò mai come si sblocca quello, ma per come la vedo io si ci arriva dall'altro lato. Quindi, ultimo giro e ci salutiamo. E nel prossimo video andremo avanti con la storia. Così
Sblocchiamo il Batarang al controllo manuale, che è importante. Io posso dire che in questo episodio abbiamo fatto veramente bene, ragazzi. Vedete? Anche da qui. Ah, l'avevo trovato. Il suo lavoro, cioè le persone che ho ucciso. Sbloccato anche questo, c'è altro? Sì. Vediamo se c'è qualcos'altro. Tutti morti? Stato deceduto, va bene. Allora, qui cosa ci manca? Ah, quelli sotto che non posso sbloccare per ora. Scendi. Potrei provare a cercarne altri, ma richiederebbe troppo tempo, quindi sono indeciso se fare un altro episodio. O continuare la storia, perché mi sto divertendo troppo a trovare tutti questi segreti, quindi sono molto combattuto. Ce ne mancano pochi. Apro la porta per salvare e ci salutiamo. Quindi ragazzi, spero tanto che questo episodio vi sia piaciuto. Qui c'è qualcosa. Ok, un attimino. Quindi ce ne mancava uno soltanto. Due. Uno che non posso sbloccare per la mancanza di un gadget. E l'altro invece perché non avevamo il decriptatore. Il criptografo. Dove Batman? Perfetto. Due, giusto? No, anche di più. Proviamoci. Dai, due minutini non mi costano nulla. Salta da qui. Qui abbiamo preso tutto, ottimo. C'è tanto da fare. Quindi, dritto. Non ci sono nemmeno nemici, quindi francamente. Quando Amadeus Arkham fondò questa istituzione, pochi avrebbero immaginato che sarebbe diventato il grande centro di analisi e di abilità. Tengo. Un attimo, vediamo se mi conviene tenere il... No, no, le mandibole le ho prese tutte. Raccattiamo trofei come se non ci fosse un domani. Cioè, solo con i trofei due livelli li stiamo facendo. Ok, vediamo qui dov'è la situation. Ti prego, dimmi che è questa, dimmi che è questa stanza. No. Non è questa, maledizione. Che dire, facciamo l'ultima. È l'ultima maledizione. Vabbè, andiamoci e poi ci salutiamo. Più che altro perché sono stanco io. Il gioco non mi ha stancato, però fisicamente sono un pochettino stanco e quindi ho necessità di riposare. Registrandoli di notte questi episodi diventano un po' pesantucci. Indipendentemente dal titolo, cioè è sempre pesante. E non mi va di giocarmelo con la fretta, cioè io lo voglio giocare con calma come sto facendo tuttora. Prendiamola qui. Sì. Cioè, noi arriveremo all'ultimo episodio. Chirurgia, surgery. Per chi non sapesse l'inglese. Dai. E abbiamo preso anche
un altro trofeo. Basterà andare semplicemente qui. Ok, questo l'avevamo sbloccato. Un attimo, questo è... No. Proviamo l'ultima stanza e ci salutiamo? Dai. Facciamo l'ultimo miglio di corsa e poi ci salutiamo. Spero vi piacciono gli episodi così lunghetti quando vado a cercare sti tesori. Ma c'è più nulla qui. 1, 2, 3, 4. No, non c'è nulla. 1, 2. Ah, dall'altro lato, peccato. So come arrivarci però. È anche abbastanza in fretta, non è difficile. Ok, usciamo da qui. L'ascensore che collega due sezioni dall'unità di terapia intensiva. Quindi si prenderà qui. Qui avevo sbloccato l'accesso, tra virgolette, ausiliario per l'ascensore. Basterà semplicemente scendere, andare lì e abbiamo finito, perché adesso da qui raggiungeremo una stanza dove c'erano tantissime. Eccola qui, questa è la stanza. Ci sono i controlli. Dov'è il sequenziatore? Non l'avevo visto, ero alle spalle. Però seguendo. Dai. Perfetto. Non so da quanto sto registrando, quindi. Un altro nastro. Questo è l'ultimo colloquio con Edward. Ho retto finché ho potuto. Non posso più tollerare i suoi sbalzi mentali e i suoi capricci. Ho un lavoro più importante da svolgere. A partire dalla prossima settimana sarà affidato alle cure del dottor Whistler. Buongiorno, dottoressa. Come sta oggi? Bene, grazie, Edward. Mi sembra di buon umore. Raramente sono di cattivo umore quando sto per essere rilasciato. Edward, lei sa che non può richiedere la libertà vigilata per altri 3 anni. Per prima cosa andrò a cena in un ristorante italiano sulla 19ª. Seriamente, Edward? Spero solo che Joker non abbia saccheggiato la città. Ah beh, immagino che lo scoprirò presto. Aspetta, ha avuto contatti con Joker? È scappato da Arkham da qualche settimana? Ma, sa, si sentono certe cose. Quali cose? Cosa ha sentito? Qualcosa a proposito di una festa a sorpresa per Batman, il resto l'ho dimenticato. Conosce Joker, parla. Edward, se sa qualcosa deve dirmelo. Possono morire in molti. Che cosa ha detto Joker? Lei dimentica, dottoressa, che sono io che faccio indovinelli. Ah, oh, che palle. Ok, quindi anche Enigma sapeva di questa storia. Qui cosa c'è? L'ultimo. Che si trova qui. È dall'altro lato, e come faccio a raggiungerlo? Sarà una cazzata, vero? Da qui. No, dal muro. Ma non posso raggiungere altri luoghi da qui. Proviamo da fuori. Non possiamo farlo da qui.
e non posso abbattere il muro, quindi sono fermo. Devo soltanto uscire da qui. Vabbè, io penso soltanto a salvare, ragazzi, e basta. Così ci salutiamo, dai. Troppo... poi troppo lungo il video, è veramente pesante. Figuratevi, è pesante a registrarlo. Immaginate a chi lo dovrà vedere. E credo che abbia salvato il... sì. Quindi ragazzi, ci salutiamo qui. Termino qui questo episodio. Spero tanto vi sia piaciuto. Ci siamo divertiti a trovare tutti questi trofei. Ne abbiamo trovati veramente tantissimo. Ci manca soltanto l'ultimo gadget per sbloccare i trofei nascosti, quelli più ardui almeno credo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e lasciate un like. Alla prossima!